Lascia la sua Palma di Montechiaro la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Tomasi di Lampedusa, Laura Sanfilippo, a comunicarlo lei stessa con un messaggio diretto pubblicato nella sua pagina social di Facebook. La dirigente scolastica è stata infatti chiamata a dirigere l'Istituto Italiano di Barcellona, in Spagna, un gran bel riconoscimento professionale, essendo la stessa risultata vincitrice del concorso indetto per tale indirizzo estero. Laura Sanfilippo nel suo messaggio afferma come continuerò a promuovere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Ringrazio di cuore, scrive Laura Sanfilippo, ciascuno di voi per avere contribuito alla crescita della scuola Giuseppe Tomasi di Lampedusa, divenuto negli anni centro di promozione culturale nel territorio per gli innumerevoli progetti di qualità portati avanti negli anni 2007 a oggi dalla squadra d'Arrigo Tomasi. Non si tratta della prima esperienza professionale all'estero per la dirigente Sanfilippo. Anche lo scorso anno è stata invitata in Australia a rappresentare l'Italia nel corso di un incontro internazionale in cui si parlava del Gattopardo. Successivamente è stata la volta anche della Lettonia, a Gulben, si è gemellata con la città lettone che ha dato i suoi natali ad Alessandra Wolf, moglie dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra le iniziative da ricordare realizzate dalla dirigente scolastica Laura Sanfilippo, anche il concorso letterario premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aperto anche ai conservatori musicali, alle università, al fine di valorizzare il patrimonio culturale siciliano per legare il nome di Palma di Montechiaro alla cultura e al capolavoro del Gattopardo, e le tante manifestazioni organizzate in collaborazione con il principe erede Gioacchino Lanza Tomasi, grazie anche ai buoni rapporti culturali con lui intrecciati. Laura Sanfilippo si è molto spesa per la diffusione del pensiero del principe. Sentiamola in un'intervista recente rilasciata alla nostra emittente in occasione della presentazione del progetto Palma Capitale della Cultura. Devo dire che le parole del sindaco oggi mi hanno toccato perché ho trovato parole delle riflessioni, dei pensieri sentiti. Il rilancio del nostro territorio per me è importantissimo. Ho lottato, ho lavorato alacremente assieme a fianco di Gioacchino Lanza Tomasi e della scuola che dirigo, intitolata Giuseppe Tomasi di Lampedusa, affinché la scuola possa diventare un centro di promozione culturale. È stato promosso, per esempio, un gemellaggio con la Lettonia nel nome di Tomasi, di Alexandra Wolf, e dal 2012 lavoro proprio per affinché ci sia, diciamo, un riscatto culturale di Palma di Montechiaro. Quindi in realtà questa nuova opportunità che Palma può vivere come Palma capitale della cultura italiana per me è davvero qualcosa di grandioso a cui credo e spero di potercela fare assieme a tutti i cittadini palmesi. Viva Palma di Montechiaro!